E diciamo le emergenze invece si sono incrementate e in questi ultimi 2 anni e nell'ultimo in particolare dobbiamo dire che le nubi sono diventate assassine. Avete letto questa bellissima scritta sulla maglietta di Padre Prisutto, l'arciprete nuovissimo della Chiesa Madre, l'avevamo già anticipato, ormai parroco della Chiesa Madre, e di dietro alla maglietta c'è un'altra scritta ancora più lunga. Padre Prisutto ha dato una testimonianza della manifestazione che c'è stata in Piazza Duomo, qui proprio sul sagrato della Chiesa Madre, della manifestazione contro i veleni che inquinano il nostro territorio da anni, da tantissimi anni. Una cosa ha detto Padre Prisutto, cioè che i veleni non vedono in faccia nessuno, di sinistra, di destra, è giusto? Certo. E ha ricordato i morti per cancro. E poi ha annunciato una istituzione che noi pensiamo sia veramente pregevole, cioè quella di istituire un albo, vogliamo chiarirlo ai nostri ascoltatori? Sì, i nostri morti non debbono essere anonimi. Oggi hanno nome le vittime della Shoah, le vittime della mafia, e i nostri morti di tumore, che sono sostanzialmente dei morti ammazzati, perché sono morti di lavoro e per il lavoro, non possono essere dimenticati. Allora, così come si ricordano le vittime di altre tragedie, non può passare inosservata la tragedia di Augusta. Ad Augusta sostanzialmente possiamo parlare anche di genocidio, perché se consideriamo i tanti bambini non nati a causa dell'inquinamento, delle malformazioni, uniti agli aborti fatti, otteniamo dei numeri incredibilmente alti. E vale a dire, chi è nato oggi può dire sono stato fortunato, tanti altri bambini questa fortuna non l'hanno avuta, così pure tanti lavoratori che speravano di potersi andare in pensione o non ci sono arrivati o terminate l'età lavorativa, anziché andare in pensione sono andati a finire in ospedale e lì è cominciato il loro calvario dopo aver lavorato tutta l'intera vita. Il calvario perché abbiamo un ospedale fino a questo momento ancora, mentre vi parliamo, che non è adeguato, non è attrezzato, è così? Beh, allora a questo punto chiederei all'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, anziché raccogliere i soldi per mandarli al nord, perché questa sorta di raccolta non la tiene il logo per realizzare quelle strutture che magari consentirebbero di fare una colonoscopia in tempi ragionevoli, anziché prenotarsi e aspettare un anno e mezzo? Una colonoscopia che serve proprio per prevenire determinate malattie, bisognerebbe farla in tempi velocissimi. Ho detto colonoscopia, ma sì, si potrebbe fare, certo, qualcos'altro. Ecco, perché ci sono aziende che ai loro dipendenti fanno fare questo genere di accertamenti durante l'età lavorativa con una certa periodicità, ma perché non estendere questo genere di accertamenti anche alla popolazione residente e che vive attorno all'area industriale? Ecco, come si fa per le macchine in sostanza, per le automobili che sono costrette a essere riviste, sì, no? E c'è il famoso obbligo di ogni 2 anni e quindi anche per noi a maggior ragione esseri umani. La cosa più ridicola sarebbe quella del bollino blu. Perché non mettiamo il bollino blu ad ogni singola ciminiera di quelle dell'area industriale? E forse questo è un pochettino più difficile, no? Ma forse compiacenze politiche e istituzionali consentono a questi signori di farla franca. Rassegna Megarese ti dà voce. Raccontaci la tua disavventura. Denunciare i disservizi pubblici è un nostro dovere. Puoi contattarci su Facebook, sulla pagina Rassegna Megarese o chiamando al numero 329 37 64 993.